primo ricordo è sicuramente oratorio, nel senso la prima squadra, avevo 6 anni, nella squadra del mio paese e con i miei compagni di scuola ci trovavamo al pomeriggio, tardo pomeriggio, finite i compiti per divertirci più che altro. Nicola Madonna, 31-10-86, Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Ho capito che questo poteva diventare il mio lavoro intorno ai 22-23 anni, cioè che era già da 4-5 anni che giocavo da professionista, però sai, all'inizio, quando sei giovane, ti sembra ancora tutto molto strano, non pensi già che comunque possa essere il tuo lavoro. 22-23 anni, quando ho capito che effettivamente ci stavo e quindi la cosa è diventata anche mentalmente più seria, diciamo. Penso che possa aver influito sul fatto di avere questa passione, insomma, magari a casa parlandone oppure vedendo lui giocare, anche se io sinceramente non mi ricordo di lui giocatore perché ero piccolo. Poi quando sono diventato più grande, lui è stato molto bravo a estraniarsi proprio da me sotto questo profilo e quindi mi ha lasciato carta bianca in tutto e non si è mai intromesso. Penso che non mi ha mai visto neanche giocare fino a 22-23 anni, quindi anche perché poi giocando lui nel weekend non c'era, quindi sotto quel profilo lo ringrazio perché comunque poteva essere una figura abbastanza influente per il suo ruolo, invece mi ha lasciato, insomma, vivere da solo questa esperienza, fare i miei sbagli, fare le mie cose in modo comunque sereno. Ma il giocatore diversa, lui era una punta, diciamo, lui era uno che, cioè, se facevamo tutti e due l'esterno, lui è un esterno punta, io un esterno difensore. Quindi la differenza maggiore è quella, nel senso che lui era molto più offensivo. E mi rivedo in lui nello stile di corsa, insomma, che anche lui era un corridore, quindi correva tanto anche lui, sotto quell'aspetto un pochettino mi rivedo. Con un aggettivo definire le mie esperienze calcistiche a Bergamo, sono state due squadre, quindi Albino Leff all'inizio, appena uscito dalla primavera, che è stata un'esperienza, diciamo, formativa, perché ero molto giovane, appena uscito appunto dalla primavera, ritrovarsi nel mondo dei grandi, quindi a confrontarsi con gente di 35-36 anni che aveva 15-16 campionati alle spalle, che aveva una famiglia, io che ne avevo 18, e quindi è stato veramente molto formativo, cioè ho assimilato tantissimo da tutti, sono cresciuto tanto e anche dal punto di vista calcistico è stata comunque una bella esperienza, perché nonostante essendo, anche se eravamo una piccola realtà, abbiamo sfiorato la Serie A perdendo una finale playoff contro il Lecce, quindi sono state anche delle soddisfazioni. Poi dopo la Bino Leff mi ha comprato l'Atalanta e lì è stato il sogno, diciamo, perché la squadra della mia città, la squadra per cui facevo il tifo, ho esordito in Serie A con l'Atalanta, quindi è stato un sogno sia esordire in Serie A che giocare per la squadra della mia città. Vicenza è stato un piccolissimo assaggio perché sono stato solo 3 mesi e Vicenza purtroppo è un ricordo brutto perché è stato il mio infortunio brutto, grosso, che ho avuto nella mia carriera, è stato fuori quasi 14 mesi dopo e dove ho rotto il ginocchio e quindi ero stato veramente poco, giocavo solo 13 partite da fine gennaio fino alla fine. Poi c'è stata Spezia, che lì è stata un po' la rinascita, nel senso che dopo 14 mesi di infortunio, quindi probabilmente non ho mai giocato per un anno, sono sceso in Lega Pro non avendoci mai giocato prima, e
è stato fantastico perché appunto siamo stati l'unica squadra che è riuscita a vincere tutte e tre le competizioni fino a quel momento e tuttora è stata l'unica squadra, quindi è stato comunque un anno molto bello e anche gli anni dopo in Serie B comunque sono sempre stati un crescendo, dal primo anno che ci siamo salvati, gli altri due anni che abbiamo fatto i play-off. L'anno scorso Como è stato delusione, forse la più grossa rammarico della mia carriera perché eravamo una bella squadra, a giocatori eravamo veramente una bella squadra, tanti giocano in Serie A, dei due perché c'è Barella, gioca sempre in Serie A, Bessa è un grande giocatore, Ganza ha fatto 16 gol, eravamo secondo me anche un bel gruppo e quindi non essere riusciti a salvarsi l'anno scorso è stata una grossa delusione. Per lottare di vincere bisogna essere una grande squadra, bisogna che tutte remino dalla stessa parte, sia di non solo giocatori ma intendo società, staff, piazza, insomma un po' tutti devono crederci veramente fino alla fine e poi ci vuole sempre quel pizzico di fortuna perché la bravura ti porta a combattere fino alla fine, fino all'ultima partita, poi sono magari dei piccoli episodi che ti possono far svoltare. Quell'anno a Spezia per esempio abbiamo vinto il campionato grazie allo scontro diretto, insomma, quindi eravamo agli stessi punti, quindi lo scontro diretto abbiamo vinto per quello, quindi un pizzico di fortuna c'è stato. Da bambino non mi ispiravo a nessuno, però ero innamorato di Shevchenko, anche se non c'entrava assolutamente niente con me, però tutte le volte che c'era il Milan guardavo questa partita perché per guardare lui che mi faceva veramente impazzire i suoi movimenti, sapeva fare gol in tutti i modi, quindi guardavo lui, ma anche se non era ovviamente il mio ruolo e non c'entrava niente con me, però se devo pensare a che giocatore pensavo da piccolo era lui. Adesso non ho nessun giocatore di riferimento, mi piace guardare i giocatori forti del mio ruolo per cercare anche attraverso magari la televisione alcune movenze, alcuni movimenti, cercare comunque ancora di migliorare attraverso anche le immagini. Ho già fatto negli anni precedenti, sto facendo anche adesso dei corsi di degustazione di birra. Sarebbe una cosa che finito il calcio mi piacerebbe intraprendere un po' questo mondo e quindi già da un po' di anni che frequento dei corsi, insomma, per imparare queste tecniche. Sapevo comunque giocandoci contro parecchie volte che sarebbe stata una grande piazza, insomma una città a cui è innamorato del calcio, tanta gente allo stadio, come quando ci giocavo contro si respirava comunque questa voglia di calcio e quello è quello che poi io effettivamente ho riscontrato. Poi ho giocato con giocatori che avevano giocato qua, come Bovo, Renzetti, comunque sono stati qua benissimo, forse anzi il loro ricordo migliore della loro carriera forse era qua a Padova, quindi ed effettivamente è così perché è una bellissima città, una grande piazza e quindi ci sta bene, c'è tutto per lavorare bene. Non mi aspettavo che il centro fosse così grosso, quando sono andato a fare la passeggiata la prima volta non finiva mai, c'è qua per vederlo tutto, ci avevo fatto colando veramente a tutti i giorni una passeggiata, sennò però non me l'aspettavo. Fra 10 anni vabbè, sicuramente a casa, nel senso non voglio più spostarmi dopo così, voglio avere un po' di stabilità sotto quel punto di vista e come ti ho detto prima, visto che sarebbe un po' il mio sogno riuscire a fare ancora un lavoro che è una passione, quindi riuscire in qualche modo a lavorare in quell'ambiente che riguardi appunto la birra, quindi aprire un pub, aprire un microbirrificio, insomma qualcosa che adesso ancora di preciso non l'ho in mente, però una roba su quel settore. La felicità è ovviamente quando torni a casa e vedi la tua famiglia felice, quando i tuoi amici, la tua famiglia, tua figlia, tua moglie, i tuoi genitori stanno bene in salute e sono felici, ti riempie il cuore.